rappresenta questa giornata oggi? Il FAI è il Fondo Ambiente Italiano, dal 1975 si occupa come finalità quello di promuovere in concreto una cultura del recupero, della valorizzazione dei nostri beni architettonici, artistici, della storia, della cultura, dei monumenti del nostro bel paese. E oggi con i ragazzi? Sì, abbiamo coinvolto le scolaresche, in particolar modo quelle delle scuole superiori che hanno avuto la funzione di ciceroni, apprendisti ciceroni, hanno di loro volta accolto i visitatori che si sono appropinquati in questa piazza, descrivendo loro le bellezze della nostra piazza, dei monumenti, soprattutto della diocesi, tant'è che devo fare un ringraziamento speciale al Monsignor Mogavero per l'accoglienza che ci ha permesso, nonché anche all'amministrazione, ai volontari FAI e a tutte le altre scuole che coinvolte sono venute qui, hanno dato modo insomma di allietare i visitatori, in particolar modo le scuole medie Boscarino e Borsellino. Allora ragazze, mi dite un attimo, voi cosa avete provato in questa giornata? Vi è piaciuta? Sì, tanto. Cosa avete fatto? Allora, la professoressa ci ha fatto preparare prima la base per pitturare e dopo noi abbiamo iniziato a casa e poi abbiamo continuato a dipingere qui. Quindi avete dipinto alcuni monumenti? Sì. Quelli che vi sono più piacevoli, quelli che sono più piacevoli o quelli che sono più interessanti? Secondo me quelli più importanti. E ma quali sono? La statua di San Vito, quel monumento là, e poi il palazzo, il seminario e la cattedrale e la cupola. E tu? Che mi dici? No. Niente. Anche tu hai disegnato? Io sì, ho pitturato. Siete bravi? Allora, siete cavati? Proviamo. E tu? Io ho disegnato la statua di San Vito. È un maschetto. Allora, che devo dire? Che hai disegnato? Io ho disegnato San Vito. E adesso sentiamo invece l'insegnante Rosa Signorello, che della scuola Paolo Borsellino di Mazara del Vallo. Lei ha in mano cosa? Ho l'attestato che deve essere dato alla fine della mostra, quindi dell'estemporanea che i ragazzi hanno realizzato in Piazza della Repubblica, e quindi acquerelli, colori a cera, pastelli, sono messi tutti là esposti. E il lavoro è stato realizzato in parte lo studio dei monumenti in classe e nella giornata ufficiale hanno fatto l'estemporanea.